Benvenuti sul mio canale, sono John Massaio Tuttofare e oggi noi prendendo la cartella speciale dei lavori, sia universitari che non, parleremo e commenteremo la progettazione dell'orto. E vi spiego cosa voglio fare questa stagione. Questa è la cartella, è la progettazione dell'orto 2023, orto primario estivo. Allora, tutta questa parte qua, questa qui, come vedete, per voi è destra. Qui oggi fino a qua praticamente, come avete visto, posso, perché è delicato, parlando praticamente del terreno, noi cercheremo di cambiare la cultura. Invece di mettere degli ortaggi, metteremo praticamente delle erbe officinali che si seminano in vari periodi, da gennaio, questo gennaio fino a maggio, che alcuni, sia quelli di maggio e febbraio, che si seminano, si possono cogliere ad marzo e aprile. Quindi marzo, aprile e così via. Si scelgono le erbe officinali e si mettono. E si mettono per fare il cambio di cultura. Io ho scelto di mettere delle erbe officinali e di iniziare a seminare dentro le serre. Non è indicato per seminare dentro le serre le erbe officinali, ma in campo aperto, però è un esperimento. Al massimo, se non va bene, mi hanno spiegato che è fragile per le erbe officinali, che non hanno radici forti. È sconsigliato il seminare in vaso, però penso. Io personalmente, che ho provato con altre cose, mi erano venute in vaso quelle di serra coperta e ero riuscito a travasarle. Qui parlo della recinzione da due punti, dal primo punto di vista. Qui ci sono sia lamponi qua, che non c'è scritto, qua e qua lamponi. Lamponi anche qua, ma qua solo perché quando avevo preso il terreno, avevo fatto lo sbaglio di togliere via tutti gli affari della parte destra. I lamponi per sbaglio, penso che quando raccoglierò alcuni frutti ne seminerò quest'anno e preparo per il prossimo anno di semina. Thank you.
Mais. E per ultima cosa, ultima, vedete qua c'è la parte dell'acqua più umana, nel senso il serbatoio qua dentro è un inaffettorio riadattato per l'acqua piovana. Qui c'è la compostiera che ho dato con composito per ieri per la decomposizione degli affari, dei scarti. E qua ci sono già 4 bottiglie. La mia idea era quest'anno raggiungere altre 2 bottiglie qua e qua, per fare 8 in totale, e per l'acqua piovana per la raccolta, e migliorare così la raccolta dell'acqua piovana per renderla più ampia. Beh, il progetto l'ho qualificato. Io personalmente, Giovanni Luca Timotto D'Onofrio. E niente, ti invito a iscriverti al mio canale e a commentare, a condividere, perché se non commenti e condividi, ti iscrivi, succede una cosa semplice. Ti faranno arare un campo da 200.000 ettari a mani nude, con una sola zappa, neanche con un trattore o un trattorino piccolo. E tu tutta la notte, tutto il giorno, con delle luci tipo quelle dello stadio, dovrai lavorare tutto il giorno. Saluto, iscriviti, e si scherza chiaramente, ma iscriviti. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace, mettete mi piace, e qui sotto, come dicevo prima, c'è il tasto iscriviti. Saluto e alla prossima, Sergio Mazzaio, tutto fare.